cominciamo con la presentazione dei portieri dell'Ascoli Piccio FC 1898 SPA. E se io vi dicessi Andrea Mezzoli! Aspida! Uno di quelli che è arrivato all'ultimo momento, ma che si è fatto ben valere proprio ieri nella grandissima vittoria contro l'Ancona, Daniele Mori! Questo lo potremmo fare insieme, chissà se lo azzeccate. Ci proviamo? Bright! Bright! Ci piace, ci piace. Vogliamo provare? Ci vogliamo riprovare? Questo è un ascolano, uno che farà strada secondo me. Gianluca! Questo è un altro giovane ascolano. Oh, io non so se chiamarlo funambolo, chiamarlo Lion o Lion! Thank you.
Giuseppe! Un altro Giuseppe, ma di cognome fa Ruggero! E adesso passiamo al reparto quello caldo, quello per cui ieri abbiamo esultato davvero alla grande dentro al nostro Del Duca. Cominciamo con Faisal Abdul Banga. Beh, ieri veramente questo che sta per arrivare, che sto per annunciare, ha fatto davvero una bella partita, come tutti quanti i ragazzi, per carità. Però il reparto offensivo probabilmente quest'anno ci farà togliere delle belle soddisfazioni. Lui è il capitano bianconero, Emanuele! Proviamo a fare due battute. Si vergogna. Vieni qua. Tanto ci dovremo vedere durante tutto il campionato. Facciamo una cosa. Proviamo a descrivere. Vieni più avanti, dai. Emanuele. Allora, io da giornalista, da addetto ai lavori, a Chirico provo a fargli descrivere, se ce la farà, il gol che ha fatto ieri. Poi dopo lascio il microfono ad Emanuele Berrettoni e farà lui una domanda a Cosimo Chirico. Ci state, ok? Allora, è stato davvero un colpo di fortuna, voglio dire, diciamolo la verità. Un vero colpo, la vera botta di voi. No, invece dalle immagini si vede benissimo che il ragazzino qui ha preso la palla, zigzagate, come diceva una vecchia conoscenza del calcio ascolano, lo zigozzago, poi ha guardato il portiere e gliel'ha pure detto con gli occhi, dice guarda che te la metto lì sotto. No, gli ha detto portiere lasciala che sgonfia la palla. Un applauso! A Cosimo. Emanuele, vieni un attimo, scusa, da capitano non posso non chiederti le emozioni vissute ieri in campo al Del Duca, in un Del Duca stracolmo di tifosi che vi hanno sostenuto dal primo al novantesimo. È stato bello, emozionante, noi naturalmente vi ringraziamo per l'attaccamento e quello che state facendo per tutta la squadra. Avete visto ieri, noi sappiamo cosa significa indossare questa maglia, questi colori, e la partita che abbiamo fatto ieri sicuramente si rivedrà per tutto il campionato. Grazie ad Emanuele Berrettoni. Andiamo avanti a conoscere un giovanissimo Alessandro Eleuteri. E continuiamo con Andrea Liberati. E ancora Matteo Minnozzi.
Beh, questo ne è un altro, eh. Questo è uno che ieri sulla fascia, ragazzi, credo che ci avesse anche il dente avvelenato. Poi magari appena arriva glielo chiediamo. Mattia! Vieni, vieni Mattia, vieni qua. Adesso c'è perché. Mi è parso, non lo so, di capire che ieri forse c'era qualche sassolino che ti volevi togliere dalla scarpa o ti volevi togliere il dente che oramai si era cariato, si era avvelenato. Volevo togliere parecchie. Volevo togliere un anno intero. Addirittura? Volevo togliere parecchie cose e sei servito a tutto questo. Emozioni vissute in campo, insomma, 8.000 spettatori, ti aspettavi questa grande accoglienza al Del Duca? Mi hanno raccontato qualcosa, ma di certo non potevo immaginarmi tutto questo. È bellissimo, è un'arma in più, è come giocare in 12, quindi vediamo di togliere tutti assieme queste soddisfazioni, perché ve lo meritate, se lo meritiamo e faremo l'impossibile. Grazie, un applauso a Mattia Mustacchio! E allora siamo arrivati al bomber, quello vero. Quello che ieri ha preso un sacco di legnate e poi si è tolto la soddisfazione di bucarli. Anche lui! Allora io ieri mentre vedevo la partita, ogni volta che prendeva palla dicevo, mi sembrava Perez della Frontera quasi, no? Che non c'entra niente, però ti sei involato parecchie volte anche tu, hai cercato il gol a tutti i costi e alla fine l'hai trovato. Bella soddisfazione bucare l'Ancona alla prima al Del Duca, diciamoci la verità. Sì, bella soddisfazione, vince il derby, poi sotto quella curva è stato qualcosa di stupendo, veramente. Grazie, un applauso! L'allenatore Mario! 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 Vorrei chiedere a lui le sensazioni che ha avuto. Io l'ho visto su tutto il percorso della panchina in continuazione, quasi corresse dietro come correva la sua squadra. È stata una bella partita, è stata una bella vittoria e questo è il risultato. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'accoglienza, per la manifestazione, siamo contentissimi. C'è stata la prestazione come chiedo ai ragazzi, quello che ho promesso con il gruppo dall'inizio è quello di dare sempre il massimo e ieri l'abbiamo fatto, abbiamo portato a casa una vittoria importante, ci tenevamo tutti e come la fanno loro la faccio proprio io in panchina la prestazione, quindi su questo non dovete mai dubitare. Grazie a mister Pedroni! Yeah.
continuiamo col presentare lo staff tecnico che supporta e probabilmente sopporta mister Petrone, a cominciare dall'allenatore in seconda, Andrea Arpili. Il team manager Mirko Evangelista. Il preparatore dei portieri Gilberto Vallesi. Il preparatore atletico Paolo Amadio. L'analista tattico Lorenzo Bagnini. E allora velocemente presentiamo anche lo staff sanitario, medico sanitario, composto dal dottor Pasquale Allevi, il dottor Serafino Salvi, la dottoressa Elisabetta Di Cristofaro, l'osteopata Giustino Zu, il masso fisioterapista Bruno Peralzocco e lo stagista fisioterapista Teodoro De Luca. I compagni ti chiedono di dire qualcosa, te la senti davanti a tutta questa gente? Allora vieni qua davanti, vieni qua davanti. Hai voluto fare lo spiritoso? Scherzo. Allora, che dire a questi ragazzi? Stanno bene, sì, intanto. I ragazzi stanno bene, come possiamo vedere, è un buon gruppo. Noi daremo il massimo, poi i risultati dobbiamo guadagnare sul campo. Bravissimo. Allora, andiamo avanti. Il direttore generale Gianni, i complimenti da parte di tutta questa marea bianconera. I complimenti li faccio io, perché con gente così non si può non essere ambiziosi. L'ho detto, Ascoli è una piazza che ha il dovere di esserlo, noi lo siamo. Abbiamo portato tanti ragazzi che hanno la stessa vostra ambizione, la vostra fame, ma è fondamentale che voi continuiate così, i risultati arriveranno. Grazie al direttore Gianni Lovato e proseguiamo. Chiaramente non potevano mancare i soci, i nuovi soci che supportano la nuova società dell'Ascoli Piccio 1898, a partire da Gianluca Ciccoianni, Giuliano Tosti, andiamo a chiamare una bella signora, una lady, la lady bianconera. Dico prima il cognome, Bellini! Marisa! Bellini! Marisa! Thank you.
avanti, venga qui con me. La vedo visibilmente emozionato. Sono emozionatissimo. Passati 6 mesi, eh? E sono contento di rivedervi tutti qui. Tutto è cominciato da... Grazie a tutti, grazie a tutti. Siete diventati di più e più forti. Come promesso, abbiamo riportato dignità al calcio a scuola. Lo facciamo parlare o no? Bene. Allora voglio ricordarvi che questi ragazzi hanno bisogno del vostro supporto per tutta l'annata, tuttora l'anno prossimo. Quello che è diventato col cuore ascolato. Allora io volevo lasciare la parola a coloro che rappresentano tanti di voi, coloro che si sono dati da fare da prima del 6 di febbraio per cercare di aiutare e supportare la nuova società. Un nome su tutti, lo sapete, è quello di Gianni Luzzi. Allora, ragazzi, innanzitutto io sono una persona, ma dietro, insieme a me ci siete tutti voi, Mauro, Daniele, Giovanni, siamo tutti fratelli ascolani. Il grazie è da parte mia, a nome vostro, al presidente, a tutta la società, a Giambattista Faraotti, a Giuliano Tosti, a Gianluca Cipoianni, se possono venire qua. Mauro! Per averci ridato la dignità che avevamo perso. Un anno fa non avevamo le scarpe per andare a giocare a Iesi e il Teramo sostituiva 10 giocatori per non farci 10 gol il secondo tempo. Oggi festeggiamo una vittoria sull'Ancona 5-3 e abbiamo una società che ci ha ridato il cuore, la dignità. Intorno, questa targa è perciò Guido, non sindaco, che hai fatto credo, nel tuo dovere ma anche qualcosa di più,
nel momento più buio della nostra storia. Cosa, te la doniamo con l'augurio che l'impegno che hai preso di fronte alla gente, alla città e ai tifosi, di donarci un impianto nuovo degno e non uno stadio che ha 50 anni dove stivare la gente perché dobbiamo lasciare 10.000 posti nuovi per 100 tifosi ospiti. Noi tra un anno ci rivedremo per una festa e non dobbiamo aggiungere altro. Mi ha messo incinto per la seconda volta. La nostra è una città che deve avere una squadra, uno stadio all'altezza del nome Ascoli. E così sarà. Grazie, veramente, lo ha detto Gianni. Voi sapete quello che è stato, ma Francesco Bellini davvero ce l'ha mandato Sant'Emidio. Avanti. Sì. Allora, una battuta, il marchio Ascolano, una battuta anche dai soci che rappresentano questa grande nuova società, a partire da Gianluca Ciccoianni, buonasera e benvenuto a questa grande festa del Picchio. Adesso qui davanti al palco vedere Ragno piangere come un bambino, cioè penso che queste cose non esistessero, invece è una cosa talmente emozionante vedere questa gente così, si fa sentire un dovere, quasi aver paura ad affrontare una stagione urgente. Grazie Gianluca, passiamo la parola a Giuliano Tosti. Salve a tutti, voglio ringraziare tutti per la partecipazione e possiamo dire da oggi che siamo ritornati ad essere veramente un popolo unito. Grazie a voi. Battista Farotti. C'è poco da dire dopo quello che è stato detto. Il Presidente ha detto abbiamo ridato dignità a questa città. L'abbiamo fatto con voi e con voi vorremmo continuare a farlo e ritornare ai lidi che più ci appartengono, quindi siamo partiti bene, la società ha fatto ogni sforzo, l'Ovato ha lavorato bene, aiutateci e ci vedremo tante soddisfazioni, grazie. A nome di tutti vogliamo ringraziare la squadra per la prestazione di ieri e per quello che stanno facendo, a nome di tutti. Grazie capitano, grazie, fateci sognare. Marisa, vieni qua perché dobbiamo dire qualcosa, quantomeno per una questione di scaramanzia. Io dico che il sogno continua, tu invece dici? No, aspetta un momentino allora. L'ultima volta a Piazza Ringo io ho detto sogniamo insieme, oggi lo dovete dire voi. Sogniamo insieme! Non ho capito! 1, 2, 3! Sogniamo insieme! 1, 2, 3! Nessuna tumba noi, nasceremo un mano, gridiamo insieme all'onore.
tutta.